Per noi è sempre un onore, una bella cosa poter accompagnare, diciamo, i proprietari degli animali che sono venuti oggi per far benedire questi cani, chi per i cani, chi per altre cose, che ci aiutano e ci sostengono un po' nella vita quotidiana abbastanza complicata. Questo luogo, come già veniva ricordato, è carico di memoria, carico di ricordi, perché è una chiesa storica in questo quartiere altrettanto storico della Misterna, quindi si carica di memoria di vita semplice del passato e di vita dell'uomo insieme anche con i propri animali, che un tempo erano proprio un aiuto per il lavoro, adesso sono di più una compagnia. Ecco, ma insieme a questa memoria storica di vita di questa parte della nostra città c'è la memoria di Monsignor Galliano, che ecco, era molto affezionato a questa chiesa, qui ha celebrato negli ultimi anni della sua vita, e la benedizione degli animali e questo concerto forse senz'altro risalgono un po' all'iniziativa di Monsignor Galliano, no? E quindi ecco, mi sembra giusto ecco, fare questa memoria che ci porta indietro, ma che ci fa capire anche il valore di questo momento che stiamo vivendo. L'altra cosa è questa, devo dire veramente grazie alla Corale Città di Acquiterme, alla direttrice Anna Maria, ma perché sono sempre disponibili per tanti momenti, per tante celebrazioni, come anche poi nell'estate San Rocco, questa è una novità più recente, no? Ecco, ma devo dire che la loro disponibilità è sempre grande. Ci ospita grazie alla Corale che, come diceva prima Don Giorgio, è sempre disponibile per queste importanti manifestazioni. Oggi è una giornata particolare, lo dicevo prima, la benedizione di Don Giorgio, ed è anche una giornata eccezionale perché sono stati benedetti gli animali, soprattutto diciamo, i cani, il cane amico dell'uomo, considerato così da sempre ormai, e particolare anche perché la figura di Sant'Antonio Abate di solito viene sempre rappresentata. Ci ricordiamo di Don Galliano, di quest'uomo che per questa chiesa ha fatto tanto, e ha fatto tanto anche per Acqui e per gli Acquesi, e quindi la storia di questa chiesa ci riporta un po' nel passato a ricordare questo grande sacerdote.